con Alberto Banzola della Gazzetta di Brescia. Oggi invece facciamo le video caciocavallo, grandissimo uomo Zanzaroni, ricordiamo, giusto? Primo aprile a 6 ore di basket, dalle 15 alle 21, poi faremo sapere dove giochiamo, ma venite, venite perché si fa del bene e vi divertite anche voi. Esatto. Tu mi aiuti a fare le pagelle della Siriga Savellino. Caspita, ok. Attento. Sei pronto? Sì. Tu leggi, voto e se vuoi qualche commento. Andrea Zerini, io gli darei un bel 6,5 perché dalla panchina ha avuto un ottimo impatto, secondo me è stato forse il giocatore che più mi ha stupito della squadra di Pino Sacripanti. Joe Ragland, una spina di fianco di Brescia, una serata non eccessa al tiro, anche se nei minuti finali ha dimostrato carattere quando serviva. Marcus Green, una partita che non mi ha convinto, concordo, 5 secco, non una partita di quelle mai che mai entrato in partita. Sì. David Logan, gli diamo 6 di stima, 6 di simpatia, poca, però 6 glielo diamo, anche se alla fine la stoppata siderale che si è preso dall'MVP della partita, e siamo avanti così dall'MVP del campionato, Marcus Landry ha inciso parecchio. Forse non era il rientro che si aspettava, due stoppate prese in una partita, credo che sia un evento più unico che raro per David Logan. Volevo dirti giusto questo. Nella maniera più assoluta. Ovviamente sentiamo gli Esposito che sono rimasti NE. Martin Leonen, Brescia ha fatto la partita su di lui. Lui gli diamo una sufficienza nella maniera più assoluta, ma gli ha tagliato. Brescia è stato bravo in questa la predisposizione. Sì, sì, rifornimenti. Non so se avete notato la difesa di Vitali su di lui. Lui che è stato molto, molto bravo. È stata tutta un'idea di Andrea Diancolo che abbiamo scoperto in sala stampa, per mettere un giocatore più fisico su Thomas durante la partita, e così è stato. E niente, Lennon è stato veramente bloccato, insomma, attanagliato. Randolph 7, partita molto più che onesta, anzi una gran partita soprattutto nel primo tempo, è stato l'uomo che è tenuto in piedi insieme a Fisenko, a Bellino, non è riuscito secondo me però a girarla mai, ma non doveva essere lui il protagonista della partita, è vero, tutto sommato. Esatto, Fisenko valore aggiunto, non è riuscito però a imporsi in difesa come voleva, l'uscita per 5 falli nei minuti più caldi, nei minuti finali, quando Bellino stava rimettendo in piedi la partita, secondo me è costata carissimo alla formazione irpina. Gli diamo sicuramente un 6,5 perché ha fatto una gran partita, anzi diciamo un 7, non stiamo stretti di manica. Gli è mancato giusto essere in campo secondo me nei minuti finali. Finali. Thomas 5. Cancellato. Sì, giusto. Purtroppo per lui non abbiamo avuto grandi segnali in campo, è stato un giocatore, forse il giocatore su cui Avellino ha avuto i maggiori problemi nell'arco di tutti i 40 minuti, è un po' una delusione sinceramente. Una delusione secondo me in generale la squadra, nel senso Avellino non è scesa con il piglio giusto, non è scesa mentalmente con la volontà di fare la partita, forse ha preso un po' sotto gamba a Brescia e l'ha pagata alla lunga. Concordo. Perdere in quella maniera Avellino io non me la sarei atteso, sinceramente. Non me la sarei aspettato, e anche nel momento in cui nel terzo quarto poteva dare la briva, aveva la partita nelle proprie mani. Esatto. Si esatto, è fatta recuperare in maniera sciocca per una squadra che punta a dar filo da torcere a Milano per la vittoria dello scudetto. È una sconfitta che però potrebbe essere salutare per Avellino, proprio perché mancano ancora tante giornate e poi i playoff sono una cosa a parte. Se farà tesoro di quanto è successo al Pala George a pranzo, sicuramente sarà un Avellino diversa da qua fine stagione, e soprattutto per Logan la capacità di capire meglio il campionato che aveva lasciato e che cosa è cambiato. Che Logan quando è andato via non sapeva già che sarebbe arrivato a una Brescia in Serie A, lasciatemelo dire. Adesso fatemi fare un po' il paragnosta, e Brescia sta dimostrando essere una squadra che forse merita qualche cosina in più dei punti che ha in classifica e qualcosina in più di quello che si pensava di lei inizio stagione. Attenzione perché Brescia rischia veramente di entrare ai playoff, e non è detto che se c'entra c'entri l'ottava.